Nati nel 2002 con diversi dischi prodotti alle spalle, per i musicanti di Gregorio Caimi è arrivato nei giorni scorsi un importante riconoscimento, la possibilità di esibirsi in quel tempio dell'arte che è il Parco della Musica di Roma e con loro sul palco romano il Milagro Acustico per un concerto dai forti connotati etnici. Ai protagonisti abbiamo chiesto che emozione è stata calcare quelle scene. Un'emozione fortissima, perché è come se si realizzasse su quel palco tutto quello che hai costruito, tutto quello che hai sognato, tutto quello che hai immaginato, a volte anche oltre l'immaginazione. È stata una cosa meravigliosa e ancora più bella è stata la risposta di Roma. Ecco, volevo proprio chiedertela. Beh, non ce l'aspettavamo, sinceramente, a calorosi. Sapevamo che era un pubblico comunque preparato e da un lato il pubblico preparato ti attrae ma anche ti spaventa un po', perché dici aspetta un momento, qua dobbiamo dare il meglio, perché crescono le responsabilità, loro sanno quello che vanno a sentire, cosa vanno a ascoltare. Però devo dire che è stato meraviglioso questo riscontro. Io a un certo punto sul palco ho sentito proprio un'onda energetica che mi arrivava, gente attentissima che seguiva, e moltissimi siciliani e moltissimi spettatori di origine siciliana che sono voluti venire proprio a ascoltare i suoni della loro terra. È stato veramente una cosa molto molto bella. Ma già nei giorni precedenti i biglietti erano andati a ruba in prevendita. Gran parte della platea già era stata venduta in prevendita. E fra l'altro nello stesso giorno c'era un importante concerto, sempre all'auditorium, quello del Banco del Mutuo Soccorso. Quindi ci trovavamo veramente in una situazione bella dove l'area proprio musicale era variopinta, diversi generi, diversi ascoltatori, la cittadella proprio della musica, dove si respira proprio la musica a 360 gradi. Un importante appuntamento con la produzione dei musicanti ci attende nelle prossime settimane. Abbiamo intanto uno spettacolo meraviglioso che andrà in scena al Teatro Solli di Marsala il 19 aprile. Per la regia di Giovanni Carta, si chiama Sciara, prima Cagliorna, sulla madre di Salvatore Carnevale, il sindacalista ucciso dalla mafia negli anni 50.